Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Nel sesto mese l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazareth ad una vergine promessa sposa di un uomo nella casa di Davide chiamato Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Ti saluto, piena di grazia, il Signore è con te». A queste parole ella rimase turbata e si domandava che senso avesse un tale saluto. L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e chiamato Figlio di Dio dell'Altissimo. Il Signore gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse all'angelo: «Com'è possibile? Non conosco un uomo». Le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te, su te stenderà la sua ombra la potenza dell'Altissimo. Colui che nascerà sarà dunque santo e chiamato Figlio di Dio. Vedi, anche Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia, ha concepito un figlio, e questo è il sesto mese per lei, che tutti dicevano sterile. Nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto». E l'angelo partì da lei. Parola del Signore. Quante volte nella vita cerchiamo rassicurazioni, conforto, aiuto per trovare capo della matassa ingarbugliata di eventi che ci sono capitati addosso senza nostro volere. Cerchiamo soluzioni e non di rado cadiamo nello sconforto, prendendocela con il destino. Maria, di fronte a un problema più grande di lei, non cerca spiegazioni razionali dall'Arcangelo Gabriele, ma chiede semplicemente rassicurazione al turbamento della sua anima. La risposta di Gabriele lascia senza fiato. Invita ad un salto nella fede. Nulla è impossibile a Dio. Preghiamo insieme, genitori. Quando c'è da preparare la tavola, figli, eccomi, Signore, sia fatta la tua volontà. Genitori, quando ci sono compiti da fare o libri da studiare, figli, eccomi, Signore, sia fatta la tua volontà. Genitori, quando genitori, fratelli e sorelle hanno bisogno di me, figli, eccomi, Signore, sia fatta la tua volontà. Genitori, quando ci troviamo per pregare, figli, eccomi, Signore, sia fatta la tua volontà. Insieme. Signore, facci conoscere il tuo progetto d'amore e insegnaci a dirti sì, anche quando ci chiedi qualcosa di grande e che non avremmo mai immaginato. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Prima di concludere questa preghiera serale, che ormai è l'antivigilia del Santo Natale,
prendo l'occasione per dare alcune comunicazioni degli orari delle sante messe e delle confessioni in prospettiva ormai del Natale. Domani, vigilia del Santo Natale, noi sacerdoti saremo disponibili per le confessioni domani mattina dalle 9 alle 11.30 e nel pomeriggio dalle 15.30 alle 18. La Santa Messa solenne di Natale nella notte di Natale, sapete che quest'anno non possiamo celebrarla alle ore 24 come era tradizione. Noi vogliamo celebrare lo stesso alle ore 20.30, quindi la Santa Messa nella notte di Natale è anticipata alle 20.30, in modo che alle 10 potete tutti essere a casa, visto che inizia il cosiddetto coprifuoco. Per quanto riguarda il giorno di Natale, celebreremo la Santa Messa alle ore 7.30, alle 9, la Messa Solenne, alle 10.45 qui in chiesa parrocchiale e alle 10.45 in Pieve. Nel pomeriggio poi alle 18 l'altra Santa Messa a conclusione della giornata del Santo Natale. Invito tutti a distribuirsi in modo così, tenendo presente un po' i numeri di questa chiesa, quindi avete la possibilità di 6 messe, quindi ecco, fate un po' una distribuzione a voi in base chiaramente ai vostri bisogni, alle vostre esigenze di come imposterete il Santo Natale. È chiaro che comunque dovremo stare alla normativa che ci è stata data, quindi nel rispetto delle regole, il posto assegnato e tenendo le distanze anche qui e soprattutto in chiesa. Per quanto riguarda il giorno di Santo Stefano, è anche sabato, quindi faremo la messa alle 9 del mattino in chiesa, nella festa di Santo Stefano, e alle ore 18 la Santa Messa nella vigilia della domenica che precede la festa della Sacra Famiglia. Comunque in questi giorni sicuramente metteremo dei manifesti, comunicheremo attraverso Facebook i vari orari che vi ho anche appena comunicato. Con questo vi auguro una buona notte.